Sentite, lo so che non è quello che vi aspettavate. Ho detto a Victor di essere un vostro semplice fan, e lo sono davvero un vostro fan. L'unica differenza è che voglio aiutarvi attivamente per tornare di nuovo alla ribalta. Beh, grazie del pensiero, ma da uno che si fa chiamare solo Cecconi non mi fido. Cos'è, un nome d'arte tipo Prince? Sì, Prince. Questo più che altro sembra il cugino scemo di Chuck Norris e anche con la faccia da pirla. Purtroppo YouTube è cambiato, Cecconi. Non penso che qualcuno ci seguirebbe ancora. Insomma, per chi dovremmo farla questa nuova webserie che ci hai proposto? Per noi. Esatto, Victor. Non dovete farlo per me o per chissà chi altro, dovete farlo solo per voi stessi. Per questo ho bisogno che ci siate tutti a bordo, nessuno escluso. Gli altri membri del vecchio cast sono irreperibili. Se anche qualcuno di voi si tirasse indietro, che senso avrebbe tutto questo? Voi, ragazzi, eravate una squadra. E lo siete ancora. Dovete solo capirlo, così come l'ho capito io. So che ti stupirà immensamente, ma a parte Victor lì che ormai si è completamente rimbecillito, nessuno di noi vuole fare questa cosa, giusto? Io sì. Voglio farlo. Lo so, forse per voi sarà difficile da credere, ma io non mi sento realizzato. E grazie al cazzo! L'ultima cosa che hai doppiato è stato seguito di dinosauri della Vigo Pictures. Comunque, io ve l'ho detto, l'idea mi garberebbe anche. Una webserie manca nel mio curriculum. Ma di questi qui, a livello lavorativo, non mi fido mica. Sono solo invidiosi. Al massimo ti invidio giusto il pelo che hai sullo stomaco per andare ai party della Del Santo. Ci sei mai stato? E comunque anch'io mi chiamo fuori, ho una reputazione da difendere, sono un attore shakespeariano. Ma che non te ne dico quanto. Spiacente, ma non mi convincete. Credo che abbiate bisogno di più tempo per riflettere. Del resto è normale, dopo la bomba che vi ho tirato addosso. Facciamo così. Domani, alle 3 del pomeriggio, chiunque di voi vorrà andare avanti, ritornerà qui. Se ne mancherà anche soltanto uno, beh, mi dispiace, ma la nostra collaborazione non inizierà. Perché ve l'ho detto, questa cosa dovete farla tutti assieme. Beh, allora mi spiace deluderti, signor Ciurnini, ma io non ci sarò. Ciao! No, aspetta, aspetta cazzo! Senti, facciamo che ci troviamo sopra, ok? Che ci ho già pensato e sta roba con la faccia. Aspetta! Ma poi mandatemi il pilota di questa web serie fantastica, non vedo l'ora di vederla, ma proprio che cazzo è uscita di sta casa di merda. Niente. Mi sa che per quello lì le web serie sono diventate un nodo gordiano. Yeah. Ah, a proposito di Gordon, sapete che ho doppiato la caffettiera di Alfred nell'ultima puntata di Gotham? Ciao! Che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglio bene l'aquilone. Togli la ragione e lasciami sognare in pace. Come eravamo ieri, ho dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità, ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. Cerebrale.
mentale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno 2-3 volte i piedi come sulle uova. Arianne, che cazzo con sta musica? Ma non lo vedi che sto cercando di vivere un momento struggente? Muoviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra noi. Permesso? Signor Cerconi? Eccolo finalmente. Sei in ritardo. Credevo che non ci fosse nessuno, invece mi sbagliavo. Ma tu guarda. Ma credo di non essere mai stato così tanto contento di vedere tutti questi pieni adesso insieme. Ma che cosa che gli ha fatto cambiare idea? Bah, guarda, io l'ho tentato fino all'ultimo di lasciar perdere. Ma poi ho pensato al tuo faccino triste. Beh, mi sono ricordato di tutti quei cuori spezzati che mi sono lasciato alle spalle. Ma sei detto che non vedevi l'ora di iniziare perché hai sognato che vincevamo un premio agli Web Show Awards? Nani, guarda che io ho già vinto un premio ai Web Show Awards. Sì? Quello per la parodia ufficiale, che in realtà non è ufficiale. Sto tremando al prestigio, guarda. Cagare. E tu invece, Dave, che fine ha fatto la tua grande reputazione da fantastico attore che volevi difendere? Ho pensato che interpretare un ruolo mainstream, ora come ora, è quello che ci vuole per il mio curriculum. E poi l'arredamento minimal di Cecconi lancia una luce propositiva all'intero progetto. Se sembra di stare in due. Vabbè, senti, non importa, sono troppo contento di vedervi. Sono contento anch'io, Vito. E ora che ci siete tutti, posso iniziare a spiegarvi come procederemo. Ma non siamo tutti. Matteo sì, non c'è. Veramente... Io sono qui. È stato il primo ad arrivare. Ma che ti eri nascosto per fare un'entrata sorpresa? È sempre stato il mio sogno. Sì, però ti avviso, il primo segno di qualcosa che non va, io levo le tende. Vedrai, Matteoschi, che presto imparerai a fidarti di me. Ma certo, le parole da sole non bastano. Quindi, vi prometto che metterò a vostra disposizione tutti i mezzi e le conoscenze di cui dispongo. E i soldi? Certo, ho dei soldi. Ma prima ho bisogno che diate sfogo alla vostra fantasia alla ricerca di un soggetto originale. Sono sicuro che in questo anno di pausa, se così vogliamo chiamarlo, avrete già avuto delle ottime idee. Bene, è il momento di metterle sul piatto. Perché ora siete di nuovo una squadra. Yuppie! Vogliate scusarmi, ma ho una telefonata importante. Di sicuro quando tornerò in questa stanza avrete pensato ad un ottimo soggetto. Puoi contarci, Cecconi. Puoi contarci. 3 giorni. Sono passati 3 giorni e ancora non siamo riusciti a cavare un ragno dal buco. Chi è che vuole chiamare quello lì barba di capra per dirgli che non si fa più niente, eh? Io mi offro volontario. Sì, però io l'avevo anche detto. Ricicliamo qualche nostra vecchia idea. Pensateci, un gruppo di nerd che comunica su Skype con all'esterno una grave minaccia da affrontare. Uè, ragazzuoli, che si dice? Anche da voi c'è ancora la fine del mondo? Sì, lascio stare. Ancora una merda. Ma io dico, volevo vedermi la nuova stagione di Misfits, ma con questa storia che sono morti tutti, non escono più serie TV, ma dai, ma si fa così? Guarda che sta roba qui è uguale identica alla nostra vecchia serie, eh? Sì, ma questa volta non affrontiamo gli zombie. Oddio, cosa sono quelle? Ma quelle sono fette biscottate giganti! E cadono sempre dal lato della marmellata! No, ma è troppo spaventoso. Poi finisce che ci vietano i minori di 18 anni e lì sono cazzi, non ci caga nessuno. No, no, ci vuole un'idea forte, però diversa. Capito. Allora perché non facciamo una serie su quello che ci piace a tutti? Quello di cui parlavamo sempre e su cui fantasticavamo. La Patonza? La Patonza? Ma quale Patonza? Sto parlando dei supereroi.
Qualcuno sa dirmi chi è quel tizio e perché ha la faccia coperta da un pessimo effetto speciale? Ah, non lo so, ma la gente non frega niente dei misteri di questa serie. Le ragazzine sono troppo impegnate a bagnarsi in stile Niagara piuttosto che preoccuparsi della trama. Quindi andiamo alla cazzo e via. Non preoccupatevi, col mio superpotere riusciremo sicuramente a sconfiggerlo. Scusa, ma che superpotere hai? Viaggio nel tempo sparandomi le pippe. No, allora, passi la trama raccontata con il culo, ma i viaggi nel tempo sparandosi le pippe no! No, ci sarà un motivo se non è più uscita la terza stagione di Freaks, va bene? Va bene, va bene. Concordo, dobbiamo essere sì commerciali, ma con classe. Dave ha ragione, ho passato un sacco di tempo a scrivere di tette e culi, ma ora basta. È giunto il momento di raccontare storie serie, è giunto il momento di parlare del vero amore. Voglio raccontarti la storia più bella del mondo per me. La nostra. Ecco come mi sono innamorato di te. Cretino, lo so, guarda che le cose le abbiamo fatte insieme. Vero. Ok, non può funzionare. Ecco, perfetto, adesso mi date il permesso di chiamare Barbafiga e dirle che la facciamo finita. Hai detto Barbafiga? Sì, perché? Era il nome del mio personaggio. Vero? Sì, uno di quelli che venivano richiamati dall'albero del teletrasporto. No, per carità, non volete mica riportare in auge quella vecchia idea lì, eh? Perché no? Ma come perché no? Perché c'era venuto in mente a Capodanno mentre lui era nel cesso a vomitare. Ed è giusto che rimanga lì nel cesso assieme a lui che vomita. Ma che palle, sempre a fare polemica. Tu guarda che questa è un'idea vincente. Innanzitutto perché offre un sacco di spunti interessanti. Poi ognuno può interpretare il personaggio che vuole, è perfetto. Io voglio fare lo scienziato pazzo. Non sarà una caratterizzazione un po' scarsina? Questo albero è la mia unica possibilità. Deve funzionare, perché la minaccia che sto per affrontare è troppo grande persino per me. Lo scrittore, motociclista, scienziato pazzo, aviatore, Algernon. Non sarà una caratterizzazione un po' eccessiva? Ma per me è ok. Perfetto, dai, allora buttiamola in vacca, mettiamoci dentro un bel pirata già che ci siamo. Sacro albero del teletrasporto, attivati! Arr, donde stoi? Donde sta la miciurma di cani rognosi? Habla, habla, cabron! Ti trovi al crocevia dimensionale, amico mio. Sei stato portato qui dall'ultimo albero del teletrasporto ancora in vita. Egli convoca gli eroi più valorosi per proteggere l'equilibrio spazio-temporale dai cattivi che vogliono metterlo a repentaglio. Qual è il tuo nome prescelto? Io sono il temibile pirata El Vaquero! Arriba. Un pirata che parla come Speedy Gonzales? Sul serio? Pensi di saper far di meglio tu? Ma il mio personaggio è già bello che è pronto. Era l'unico che avevamo preparato mentre lui aveva la testa ficcata nel cesso. Vero. Nobili messeri, nonostante mi abbiate interrotto mentre contavo le mie monete d'oro, sono ben lieto di fare la vostra conoscenza. Sono Barbafiga, il re dei folletti. No, per cortesia, davvero vogliamo mettere il folletto Barbafiga? No. Senti, non sei tu ad aver detto di buttarla in vacca? Allora buttiamola in vacca! Abbiamo passato anni a fare come voleva il pubblico. E guarda come ci siamo ridotti, guarda come io mi sono ridotto a scrivere la merda! Questa volta facciamo quello che piace a noi. E il pubblico
lo mandiamo a fare in culo. Ho capito, perché devi indicare me. Tu cosa vuoi fare? Bella domanda. Tanto finché non troviamo un personaggio femminile non possiamo andare avanti. Il pubblico medio, se non vede una puputa a caso, non ci guarderà mai. Hai ragione, anche tu. Sì, ma dove la troviamo? Cinder Rep è andata a fare la giudice X Factor, quindi tanti saluti. Mentre Eddie non era entrato in una comune nel Basso Lazio, una comune Eppi? La confraternita dei pastoroni, sì, si chiamava così. Comunque sia, ad esempio, anche con Arianna, niente da fare. È più facile che piovano ciambelle piuttosto che recitino una webserie. Si vergogna. Niente, dobbiamo fare in un altro modo. E perché, quando abbiamo la soluzione a portata di mano? Oh, cos'è che guardate? No, 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 questa volta no, Mostrati a noi, ultimo paladino della giustizia! Watashi mo anata ni shika iemasen! Anata no koto daisuki desu! Konna anata ni shika iemasen! Merda! Lo sapevo che prima o poi le mie bellissime gambe mi avrebbero tradito. E vabbè, facciamo sta buffonata. Ma è una situazione temporanea, Assolutamente temporanea. Comunque, senti, visto che siamo tutti contenti tranne te, come la chiamiamo sta cagata qua? Ragazzi, che ne dite di The Electric Boogaloo? Certo. Ma dai, è un bel titolo, poi potrebbe essere qualcosa di riferito al cattivo. A questo proposito, il villain lo chiamiamo Shockmaster, gli diamo un potere elettrico. Buongiorno. Siete in ritardo, ragazzi. Guardate, non avete idea della giornata che ho passato oggi. Cosa è successo? Una roba. Ma vi pare che un deficiente mi ha dato fuoco al motorino? Ma davvero? Ma guardate, ragazzi, non c'è più religione. Non si può più andare in giro e si stava meglio quando si stava qui. Non si può andare in giro, guardate. Proprio. Vabbè, che si dice? Ma niente, abbiamo giusto stabilito i personaggi principali. Eh sì, tranne il cattivo. Ma ragazzi, ve l'ho già detto, non posso fare il cattivo. Perché no? Ma perché il pubblico deve amarmi? Ecco, allora, siccome il pubblico ti deve amare, ho giusto pensato a un personaggino proprio capace di evidenziare tutte le tue capacità. Ora, prima di parlarvi del pericolo incombente, desidero ringraziare il sacro albero del teletrasporto. Grazie, divino essere, per l'aiuto che mi hai dato in questo momento di grande necessità e bisogno. Prego. Ok, ragazzi, mi piace, ci sto. Ecco, ma sei sicuro al 100%, Anche se poi nella prossima puntata il cattivo lì come... Shockmaster. Ecco, Shockmaster nella prossima puntata abbatte l'albero per far sì che lo richiami altri eroi, va bene lo stesso. Beh, ragazzi, è ovvio, dai, ma state scherzando. Ma l'albero è il ruolo più importante lì dentro. È sempre al centro della scena, ovvero il ruolo che, diciamocelo, mi spetta di diritto, dai. L'unica cosa che mi sfugge è che se io muoio nella puntata dopo, io... come faccio a tornare nelle altre? Vabbè, loro due penseranno sicuramente a qualcosa. Poi comunque adesso dobbiamo finire di ultimare le questioni per il cattivo. Ah sì, lo chiamiamo Shockmaster, gli diamo una bella maschera argentata, il potere elettrico. E lui praticamente può utilizzare, che cazzo ne so che potere gli dà. Non lo so, gli diamo un potere, ma una cosa di tipo l'imperatore di... Che imperatore? L'imperatore, ma potere! È troppo difficile. Questo... questo soggetto è... una merda. È straordinario! È intrigante, profondo, toccante. E aspetti di leggere la scena della mia morte, una roba... PEM! Ragazzi, siete tornati quelli di una volta. Talentuosi, creativi e con un disperato bisogno di soldi. Ecco, a questo proposito abbiamo valutato la situazione, abbiamo fatto un paio di calcoli e... ma di quanto abbiamo bisogno, Giacomo? Ah sì, dunque, allora, tra regista, ricerca delle location ed eventuali attori secondari da pagare,
Direi che la base si aggira intorno ai 20.000 euro. Come minimo. €20.000? Sì. Ragazzi, credo che mi abbiate frainteso. Io ho detto di avere i soldi, sì, ma... non che ve li avrei dati per girare la webserie. Chi vuole dirlo stavolta? Lo sapevo, porca troia, lo sapevo! Cinque amici riuniti e chi vivrà vedrà tutto questo perché... Web Series Artists, che Apocalypse è finito, il gruppo si è sfaldato ed ogni singolo ragazzo il suo futuro ha plasmato. Matioski apre le danze da nerd disoccupato, Victor è l'emblema dello scrittore sfigato, gli spettacoli di Dave con la sua lattina, i doppiaggi di Giacomo, Oscar della latrina, Fuffio no youtuber diventato eroe nazionale, scorreggiando i tipi in motorino sulla tangenziale. Tutti i giorni ti aspetta una nuova avventura, fatti forza, sorridi e non aver paura. Cinque amici riuniti e chi vivrà vedrà tutto questo perché è Web Series Artist, il Borghesito, Vittore, il suo cinepanettone.